e Nicola Tirelli, che oltre ad essere responsabile di una linea di ricerca molto importante, è anche Deputy for Education di IT. E quindi penso che abbiamo, oltre, dimenticavo, il mio collega di sventure di comunicazione, Giuliano Greco, che per la parte legata alla comunicazione, quindi all'Accademia di Comunicazione, potrà dire semplicemente come mai un ricercatore, perché lui viene dalla ricerca, è diventato poi comunicatore e quindi coinvolto perché è un po', spero, nel tema. Quindi Testimonianza. buon lavoro, grazie e passo la parola a Passiamo la parola al dottor Mauro Meda, direttore generale di ASFOR, e ci porti i saluti del presidente di ASFOR, Sì, Apremo Verja. vi porto i saluti del nostro presidente Marco Vergin, il quale mi ha pregato di sottolineare l'importanza per ASFOR di questo momento. Per noi è un momento veramente rilevante, in quanto è la prima volta da oltre 50 anni di storia, perché ASFOR nasce nel 1971, noi rappresentiamo il sistema delle business school italiane, delle corporate academy e di tutte quelle che sono le migliori realtà per quanto riguarda il tema della higher education, formazione manageriale. Ma è la prima volta che abbiamo veramente questa occasione di mettere insieme la nostra cultura manageriale con la vera cultura della ricerca tecnologica. Ecco. E per noi questa è una sfida molto importante perché riteniamo che dalla contaminazione di questi nostri due realtà possa nascere veramente qualcosa di significativo per il paese e soprattutto dare ai rispettivi ambiti, si parlava prima di oltre 2.000 sono i collaboratori ricercatori all'interno dell'IT, noi ovviamente come sistema siamo diffusi su tutto il territorio perché i soci ASFOR sono una novantina. Però abbiamo come prerogativa quella di portare la qualità dei processi formativi nel nostro paese. E quindi è una sfida di ricerca anche la nostra e quindi auguro a tutti un buon lavoro oggi e ringrazio anch'io Manuela Brusoni, che sarà una delle correlatrici dell'evento, che è presidente della commissione di accreditamento di ASFOR, è consigliere ed è anche responsabile per quanto riguarda Certo. l'Università Bocconi, per quanto riguarda i sistemi di accreditamento di qualità a livello internazionale, e il professor Michelangelo Tagliaferri, che è presidente di Accademia di Comunicazione. Accademia di Comunicazione è associata ad ASFOR ed è stato anche un po' il promotore di questa nostra unione. Oggi iniziamo a lavorare insieme, dopo aver sottoscritto un protocollo per noi Sì. importante, passiamo a realizzare qualcosa che riteniamo che possa essere significativo non solo per noi, ma per tutto il sistema italiano. Ecco, grazie Mauro. Ricordo a chi ci sta seguendo che è possibile sottoporci delle domande tramite la piattaforma e quindi adesso io darei avvio ai lavori che coordinerò questa mattina. Sono Chiara Manicari, sono una matematica, appunto con Michelangelo, uno dei fondatori di Matema. E quindi cominciamo subito col professor Michelangelo Tagliaferri, sociologo, giurista, pianificatore, comunicatore, formatore, presidente e fondatore della scuola Fondazione Accademia di Comunicazione di Milano oltre 30 anni fa, e presidente e fondatore di Matema. E quindi Michelangelo, diamo il contesto di questa mattinata che vuole essere una mattinata di contaminazione, di dialogo tra i temi che vedete oggetto della giornata, quindi hashtag ricerca, innovazione tecnologica, hashtag management nell'ottica di un futuro sostenibile. Next Generation. Vai Michelangelo, ti passo il microfono. Un attimo che vado sedente. Sì, perfetto. Io chiudo il mio per correttezza. Grazie a tutti, presenti, amici vicini e lontani, come diceva Filogamo tanti anni fa, no? Quando faceva la radio. Amici vicini e lontani, presentava il Festival di Sanremo e quant'altro. No, questo non è il Festival di Sanremo, ma in qualche modo ha a che fare con i colori variopinti della pace e non variopinti che sono i colori della guerra. No? Lo richiamo all'inizio subito,
perché lo sfondo sul quale noi ci stiamo muovendo è uno sfondo problematico, ma non perché lo dico io, ma perché non si sa, data il dato importante di sistema che è in atto, noi non riusciamo a capire che cosa potrà succedere. No? Questo crea, secondo me, un problema molto serio che mette alla luce il perché, per fortuna il perché. Si è pensato qualche tempo fa che potesse valere la pena, no? Data la complessità del sistema, di fare un'operazione ardita che già in altre aree è stata fatta, con dei risultati anche interessanti, ma generalmente molto legate al dato di riferimento, la tecnologia, la medicina, tra di loro, gli elementi che compongono questi aspetti. Qui noi abbiamo a che fare con un problema che è invece la connessione, diremmo in chiave di linguaggio, di area di ricerca, di area di riflessione, di campi che apparentemente, ma solo apparentemente, sono molto lontani. Sono molto lontani rispetto alla denominazione che hanno. Istituto Italiano di Tecnologia, per il suo lavoro da sempre, nella sua capacità di mettere l'uomo al centro dell'universo della ricerca, la logica della tecnologia riparativa, che serve per creare le condizioni perché la vita continui a permanere all'interno del sistema sociale, naturale, culturale. E dall'altra parte noi abbiamo quest'altro dato, che è chi si avvale degli aspetti più manageriali per la gestione economica di ciò che ha a che fare con tanto quanto siamo stati capaci di riparare piuttosto che di guastare. Questo è il paradosso sul quale noi ci troviamo. Abbiamo guastato tanto, abbiamo riparato poco. Non è il momento, io credo, di pensare a ritornare indietro, però è certo che è il momento di pensare, andando avanti, di fare in modo che le cose mantengano il loro equilibrio. Cioè sostanzialmente che nel rapporto tra il dare e avere dell'economia, con tutto il rapporto con la natura e con la cultura degli uomini, noi siamo in grado di ricreare questo equilibrio, tenendo conto che l'equilibrio è instabile. Cioè la complessità del sistema ci dice, un dato che è banale, non puoi perdere la instabilità, devi stare nella instabilità. Nel momento in cui tu sei nella instabilità devi anche comprendere come tieni i piedi, perché sei in una barca, per mantenere l'asse della barca, perché sennò precipiti nel mare. Allora, il punto di riferimento brevissimo è, io credo fermamente, quando abbiamo iniziato questo percorso, che l'Europa sia un dato vero, concreto, non realizzato bene, ma concreto vero, che il Green Deal sia un dato altrettanto vero, perché non è che si muove di CO2, ma c'è questo rapporto di rispetto della natura, la sua capacità di rigenerarsi. C'è il Next Generation EU, che è il modo col quale noi vogliamo portare a regime i modi attraverso i quali vogliamo costruire un'Europa diversa da quella che è stata fino adesso, che ha contribuito comunque ai danni che stiamo vivendo, e c'è il nostro PNRR, che è il modo con il quale l'Italia in questo sistema sta cercando di realizzare se stessa. Il problema non sono i 198-215 miliardi, basta fabbricarli, ci vuole poco, diventano 500, in Germania hanno appena fabbricati 200, ti serve c'è problema, ci penso io. No, non è così. Non è così perché l'Europa vuole una cosa molto precisa. L'Europa vuole che noi creiamo un'economia per un sistema che è di sviluppo sostenibile. Cioè sostanzialmente vuole che noi cambiamo i paradigmi di riferimento attraverso il quale noi giochiamo la nostra vita, il nostro rapporto. Vuole che cambiamo l'ambiente, vuole che cambiamo la produttività, vuole che siamo stabili e siamo equi. Vuole che tutto questo sia rigenerativo, per esempio, rispetto a come modelliamo il denaro, da come costruiamo i medium del denaro, da come costruiamo i medium per la scienza, da come facciamo le ricerche perché possono essere riparative, dicevamo, ma possono anche essere capaci
di creare un'economia sociale di mercato. Questa è un'espressione ideologica, non è detto che sia realizzabile. Non sono favorevole all'economia sociale di mercato, sono favorevole all'idea che l'uomo all'inizio del periodo nei quali crea le condizioni per seminare, metta anche le condizioni per raccogliere, per distribuire il raccolto. Sostanzialmente questo è il dato economico importante. Cioè il momento in cui io comincio il periodo della mia semina, se ho dissodato bene il campo, sono anche in grado di comprendere come produrrò e distribuirò, a seconda delle necessità della mia popolazione, del mondo, in questo caso della nostra popolazione, le cose che servono per la vita. La tecnologia diventa un elemento fondamentale da questo punto di vista, perché crea le condizioni di equilibrio laddove si creano le condizioni di disequilibrio. Se è vero come è vero che nel momento della semina io tengo conto di tutta la situazione della crescita della pianta per arrivare al frutto e poi prendere il frutto, in quel momento vuol dire che devo tener conto in chiave quasi proprio di sistema di tutti gli elementi, di tutte le variabili che vanno a comporre le condizioni poi per la produzione e la distribuzione. Non posso più lavorare in modo tale che una cosa sia separata dall'altra. Non posso far sì, al di là della religione olistica, che l'ambiente sia una cosa e il lavoro che lavora, e l'uomo che lavora sull'ambiente sia altra cosa e il lavoro stesso sia altra cosa. Devo essere in grado di poter creare le condizioni perché tutto questo, e questa è l'utopia secondo me della Commissione europea, tutto questo sia in movimento contemporaneamente e contemporaneamente possa dare risultati. E la cosa importante è essere misurato rispetto alle aspettative dei risultati. Chiara non lo dirà, ma lo dirà probabilmente sì, quando l'Europa decide che non solo vengono dati gli obiettivi, ma vengono dati i criteri attraverso i quali si realizzano le cose, l'Europa sta facendo un salto di qualità che è fortissimo. Ti dice, guarda, che non basta arrivare all'obiettivo. E tutto il processo che tu hai messo in campo deve essere soggetto a misurazione, verifica e di qualità e di quantità. Certo. Questo è un elemento fondamentale perché immediatamente crea le condizioni perché l'economico abbia a che fare con il non economico per trovare questo tipo di equilibrio. Noi non siamo avvezzi a questa modalità di ragionare, noi non siamo avvezzi a pensare che dobbiamo guardare le prossime generazioni e quelle che verranno sulla base di quello che stiamo facendo adesso. In questo momento stiamo operando, per esempio, in termini di produzione, lo vediamo anche rispetto alla guerra, ma di produzione che in qualche modo è contraria all'equilibrio ecologico, qualcuno penserà domani a creare le condizioni perché si risanino le cose. I nostri nonni non ragionavano così. I nostri nonni ragionavano in un modo completamente diverso. Chiunque di voi abbia visto, no, nei bricchi, sopra i bricchi, i boschetti che sono sui bricchi erano il segno inequivocabile che ci sarebbero state le frane, le alluvioni, e se quei boschetti non fossero stati messi, non ci sarebbero stata la possibilità di salvarsi. Non solo messi, ma devono essere manutenuti, cosa del quale il nostro paese sostanzialmente un po' manca, hanno visto le cose che sono capitate. Manutenere le cose equivale a mettere la tecnologia al servizio che le cose possono essere riparate. Sempre. E laddove sono ancora utilizzabili, non sono per la gioiosa riparazione, non è questo il problema. Non è la gioia rispetto alla situazione di crisi dalla quale voglio tornare indietro attraverso un modello economico differente. Il problema di fondo è che voglio la gioia per andare avanti, ma secondo delle regole che mi devo dare, tali per cui queste regole possono essere quelle che mi garantiscono sulla misurabilità delle cose quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere. E questi nascono tre problemi che sono importantissimi nel rapporto proprio tra management e IT, poi finisco. E sono la capacità organizzativa, il metodo, è la computazione che definitivamente entra a far parte sistematica della capacità di calcolo di ciascuno di noi, quale che sia il lavoro che fa, da solo, come sistema o quant'altro. Non è un calcolo economico, è la capacità di mettere il numero all'interno di una modalità di rappresentare le cose tale per cui il numero è
la cosa che stai rappresentando, esattamente come è la parola la cosa che stai rappresentando. Gli ebrei in questo, nella Cabala, sono molto precisi. La parola è il numero, è la lettera, è il discorso. Noi vogliamo rimettere al centro di nuovo la parola, la lettera e il discorso. E a questo punto la nostra immaginazione va verso i mondi futuri. E non può non andare verso i mondi futuri, perché l'elemento tecnico non si confonde col tecnologico, il tecnologico non si confonde con la scienza non si confonde con l'economia, ma tutte tra di loro trovano modalità per cui i codici tra di loro corrispondono e trovano una mediazione, che è proprio la mediazione del poter equilibrarsi e poi fare il lavoro che devono fare. Da questo punto di vista, l'impegno, io credo, lo faccio veramente come augurio, come uomo che è vicino alla comunicazione, a IT e Asfor, cioè il fatto che abbiamo pensato e si stia pensando che questi mondi possono avere un linguaggio, due linguaggi, e che questi linguaggi possano trovare la traduzione nella produzione di senso giorno dopo giorno. Per cui tutti questi elementi servono perché ognuno di questi elementi possa essere misurato, possa essere calcolato, possa essere valutato, che l'elemento qualitativo e quantitativo possa essere verificato. Cosa me ne faccio di calcolatori come quelli che stiamo usando adesso se non sono capace di fare questo? E non sono soltanto i calcolatori, sono l'assetto della scuola, le nuove modalità di fare scuola. Adesso stanno partendo i nuovi, no? Stanno partendo i nuovi istituti. No. Sì. Allora, lì dobbiamo probabilmente giocare una partita molto grossa, che è la partita quanto di tecnico, quanto di tecnologia, quanto di umanesimo, quanto di poesia, quanto di musica, e poi se andiamo a vedere ognuno di questi elementi ha a che fare ancora, qui come matematici posso dirlo, con il numero come punto di riferimento. E il pensiero. Noi non siamo soltanto aristotelici, no, siamo un po' platonici, ma ci piace non perdere questa parte dell'Europa, e io credo che questa parte dell'Europa, questa congiunzione di questi due mondi sia in grado di poterlo realizzare. Grazie Michelangelo. Allora adesso passerei, grazie mille, grazie. Passiamo a entrare dentro questi linguaggi, questa complessità e iniziamo, a cui passerò subito il microfono. Grazie ancora, con il direttore. Sì, sta qua. Human, diciamo, chiamiamo risorse umane, ecco, per parlare con la nostra lingua madre, ma anche direttore dell'organizzazione di IT. Permettetemi solo di dare qualche numero, dottor Monga, prima di iniziare, per chi ci ascolta. Scusatemi, devo mettere gli occhiali, ma direi che partiamo dai numeri, Michelangelo, perché dà il senso della complessità. E siamo all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia. 2.000 persone, poi magari il direttore ci spiegherà da dove provengono, come si compongono queste 2.000 persone. 50% proviene dall'estero, da oltre 60 paesi di tutto il mondo. Età media 35 anni e il 42% è rappresentato da donne. E, 1.700 pubblicazioni, 200 progetti europei e altri attivi, diciamo, nell'ambito sempre delle reti transnazionali di ricerca. Più di 1.000 titoli di brevetti attivi e 28 start-up costituite, di cui diverse in fase di lancio, quindi diciamo al mercato. Qua siamo nella sede principale, mi diceva prima un vostro collega, delle 4 sul territorio genovese, 11 centri di ricerca distribuiti in Italia e 2 outstation negli Stati Uniti, una all'MIT ed una ad Harvard. Inizierei subito con, intanto passo il microfono al dottor Marco Monga, e inizierei subito col dire cosa, dopo averlo riparato, Fabio, ovviamente sono riuscita a romperlo, questa è una mia classica, che cosa significa gestire e organizzare questa complessità, e vado subito anche al focus di oggi, verso un obiettivo per noi che è il paradigma dello sviluppo sostenibile, come l'abbiamo declinato. Grazie. Beh, grazie a tutti, grazie a chi ci ascolta anche da lontano, grazie anche all'intervento che mi ha preceduto. Io purtroppo abbasserò il livello tantissimo, sarò molto meno ispirazionale. Mi è piaciuto il riferimento finale perché mi ha risuonato con una mia idea che
vuole un ruolo attivo della semiotica nei processi di apprendimento, che mi sembra non così oggi considerato. Ma a parte questo aspetto, come dicevate, quasi 2000 persone da tanti paesi del mondo, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa che io ho imparato prima di venire a Genova, ma molti anni fa, dopo qualche decennio di confusione su questo tema, è che le razze non esistono. E allora mi dice, ma com'è possibile che se le razze non esistono in antropologia, poi esistono gli scienziati e gli esseri umani, no? Come se fosse una distinzione di questa natura. E in realtà poi ho scoperto che non è così. E quindi noi siamo esattamente come gli scienziati, o gli scienziati sono esattamente come noi, sperando che non si offendano evidentemente. E questo è un primo dato, perché parlando di management in un istituto di ricerca, e poi parliamo anche di sostenibilità, sono cose che colleghiamo facilmente, come dire, è un tema che ha sempre come preconcetto, sì, però i ricercatori come fai a gestirli, fanno fatica a essere inquadrati nelle regole, piuttosto che hanno l'idea, non dico l'arroganza perché sarebbe eccessivo, l'idea che comunque anche parlando di management possono essere sicuramente più efficaci di voi, eccetera, eccetera, di voi, come dire, non scienziati, no? Allora, tutte queste riflessioni, che evidentemente sono caricaturali, come le raccontate, però in qualche modo condizionano un po' chi fa il mio mestiere in questi tipi di istituti, fino a quando appunto si capisce che questa differenza non c'è. Poi io, prima di venire qua, ho lavorato in tante aziende, manifatturiero, di servizi, di consulenza, insomma, ho visto mondi diversi sotto il profilo, come dire, delle imprese. E ogni volta noi siamo diversi, noi siamo particolari, noi siamo unici. Allora, cos'è che realmente distingue, tra le tante cose che possiamo elencare, cos'è che realmente distingue il comportamento delle persone nei vari contesti? Parlo ovviamente di contesti organizzati per fare un business, per creare un reddito, sì, o per, come noi, per fare ricerca, quindi creare comunque un qualche cosa. Quindi dove metti insieme persone che non hanno affinità familiari, di amicizia, ma devono lavorare insieme per fare qualcosa. Sostanzialmente io distingo due aspetti prevalenti, no? Il modello di business e il work design. Il modello di business è chiaro, no? Di cosa si parla? Si parla di come qualcuno a livello strategico ha immaginato debba funzionare quell'organizzazione per produrre il suo risultato nel modo più efficiente e più efficace possibile. Dove quindi i condizionamenti esterni sono evidentemente tanti, ma anche le scelte che si fanno. Il secondo tema, work design, è una delle, come dire, cenerentole di chi fa il mio mestiere. Ci si è dimenticati tanti anni fa di disegnare come si lavora insieme. E questa cosa ha avuto le sue motivazioni, le sue giustificazioni, a mio avviso comunque rappresenta un lato debole del modo con cui noi abbiamo affrontato le sfide che competono a chi si occupa di capitale umano. Dico capitale, non risorse, perché sì, il capitale è un investimento, la risorsa è un consumabile, sì, qualsiasi. Quindi. Sostanzialmente, quindi, questi aspetti influenzano molto i comportamenti individuali. Allora, io credo che oggi, al punto in cui noi siamo, non parlo dell'Istituto di Tecnologia, parlo in generale, parlo del punto in cui siamo nel senso di quello che è l'impatto del digitale nei processi di lavoro, di come il digitale ci sta aiutando o sostituendo in tante cose, eccetera, eccetera, dove quindi sempre di più la persona svolge un compito che è, come dire, di produzione di quello che io chiamo il valore aggiunto marginale nei processi. Non è più un operatore, o è sempre meno un operatore, come dire, seriale, perché questo aspetto verrà sempre più sostituito dalla tecnologia. Allora, se questa è la dimensione a cui stiamo tendendo, poi chiaramente alcuni settori sono più avanti, altri più indietro, ma comunque la tendenza è quella, io credo che noi dobbiamo rubare due cose dal modello che tradizionalmente fa funzionare chi fa ricerca. E quindi qua parliamo di management. Due cose in particolare, tra le tante, perché sono cose che possono e devono essere esportate anche in tutte le altre situazioni organizzative. Il primo è lo spazio di imprenditorialità che viene dato alle persone. Sempre di più noi dobbiamo considerare le persone come dei soggetti, come degli individui, che hanno voglia e bisogno di prendersi delle responsabilità e di amministrare il loro compito all'interno del processo con un spazio di libertà maggiore rispetto al passato. Questo evidentemente nella ricerca è più naturale, perché il ricercatore, per quanto junior, ha il suo spazio di inventiva, è un po' meno vero nelle organizzazioni dove
un po' regimentate, dove ci sono processi e procedure che determinano esattamente cosa puoi fare e cosa non puoi fare. È lungo da dire, però diciamo che sostanzialmente questo è molto coerente col discorso che facevo prima dei processi digitalizzati rispetto al metodo passato. Quindi questa libertà poi però va affrontata in un modo, come dicevo, meglio, va capita e compresa in una forma a 360 gradi, nel senso che nel futuro io vedo la possibilità delle persone di decidere liberamente nel contesto organizzativo quando accelerare, quando rallentare, quando fermarsi un attimo, in base a quelle che sono le esigenze individuali. E qua andiamo poi a toccare il primo tema della sostenibilità, perché una struttura organizzativa sostenibile deve mettere, come dire, deve far sì che le persone abbiano la possibilità di cooperare, di collaborare con questo tipo di atteggiamento, con questo tipo di approccio, che non è quello lineare, scalabile, che vuole solo fare carriere, vuole solo migliorare ed evolvere sempre in una unica direzione. Tutto questo, quindi questo individualismo sano, dal mio punto di vista, ma comunque estremo per certi aspetti, deve ovviamente collimare con una capacità di collaborare, di lavorare insieme. E quindi qua entra in gioco poi il tema della leadership, e ci arriviamo dopo. Perché chiaramente tanti individui con tanti spazi di libertà che devono lavorare insieme sono un elemento di complessità, tanto certo, quanto altri che ci sono già nei modelli organizzativi. Quindi, e qua proprio torniamo al tema del world design, quindi sapere interpretare questo tipo di contenuti nel modello che si va a implementare chiaramente è un fattore chiave di successo per chi fa il mio mestiere nelle organizzazioni del presente e soprattutto del futuro. Sostenibilità, quindi dicevamo, se io devo pensare a un sinonimo della sostenibilità nel modello organizzativo, mi viene in mente l'unica parola che è il valore. I valori sono l'elemento che rende a livello individuale e a livello dell'organizzazione sostenibile il fatto di esistere come organizzazione, come impresa e come modello di business. Proprio perché, e qua ripeto, l'esperienza di Genova in questo senso è insegna, quando parliamo di 60 paesi, età media 35 anni, ma comunque con un gap generazionale molto alto, seppure appunto ci sia, come dire, nella gaussiana le code sono un po' spopolate, sì, quindi c'è una concentrazione su quella fascia d'età. Ma comunque parlare di cultura organizzativa, con tutto quello che poi deriva dai millennial, dai nativi digitali, eccetera, non ha senso. Quindi il modello del passato di mission e vision non ha più senso. Non possiamo imporre alle persone la visione calata dall'alto, eterodiretta, di quello che è la ragione costitutiva dell'essere insieme. Deve essere qualcosa che invece arriva proprio sul tratto valoriale, che diventa poi l'elemento con cui io attraggo le persone, con cui valorizzo le persone, con cui le persone si legano all'organizzazione. Quindi sostenibilità uguale a valori. Purtroppo il tempo è poco, quindi devo saltare un po' di passaggi. Sì. E vorrei chiudere con la questione della leadership, che ancora una volta, come dicevo, diventa ancora più centrale. Ecco, un'altra cosa che a mio avviso occorre imparare è che noi confondiamo la leadership col management. Sono due cose molto diverse, sono due mestieri molto diversi che richiedono competenze molto diverse. Non spiego cosa sia il management, è abbastanza sottinteso, e così come la leadership. Però diciamo che sul tema leadership voglio dire due cose in più però. Io non credo alla leadership come competenza. Per me la leadership non è una competenza. La leadership nel senso di capacità di dare degli obiettivi e motivare le persone verso quegli obiettivi è l'insieme di almeno tre cose fondamentali che devono essere pensate e strutturate organicamente. Il modello organizzativo, quello che deve dare appunto quello spazio di libertà, imprenditorialità, eccetera, eccetera. I sistemi di valutazione e di premio, perché poi chiaramente ci deve essere una coerenza tra, come dire, le attese che io dichiaro e il modo con cui poi riconosco le persone, e quindi i sistemi di valutazione e di premio che sono qualche cosa che va oltre il, come diceva anche il collega prima, oltre dettare l'obiettivo in modo prescrittivo, ma significa soprattutto valorizzare il modo con cui si fanno le cose. E l'ultima cosa è certamente anche delle competenze da parte dei leader, che non è quindi una competenza, ma sono competenze, come dire, diverse, capacità di ascolto, di comunicazione, anche di coaching in qualche modo. Quindi l'insieme di tutte queste cose, se configurate in un'assemblea coerente, crea
da parte dell'organizzazione la capacità di performare in termini di leadership, cioè di orientare le persone e portarle verso il raggiungimento di risultati. Poi direi che su qualche punto, magari se ci saranno domande, torniamo successivamente. Sì. Spero di non aver rubato troppo tempo. No, no, anzi, ne approfitto perché abbiamo forse ancora un minuto per dire che Marco Monga è anche autore del libro Nativi Digitali, e siccome oggi ci stiamo rivolgendo al Next Generation, tutto questo che ci ha appena illustrato va legato alle generazioni contemporanee che si metteranno sul mondo del lavoro in futuro, dove sempre di più la life balance rimane, è un elemento fondamentale. E quindi adesso passiamo volentieri l'altro focus, il cono di adesso, diciamo così, visibilità invece sulla ricerca, di cui anche il direttore ci accennava prima alcuni elementi. Introduciamo, come facciamo? Michelangelo, ti sposti tu? Grazie mille, scusate ma siamo in diretta e anche questo è il bello. Introduco il professor Nicola Tirelli, grazie professore, direttore del laboratorio di polimeri e biomateriali qui a Genova. Dopo magari facciamo anche un breve inciso su quelli che sono gli ambiti prevalenti di ricerca e di lavoro di T, che non l'abbiamo detto per chi ci sta ascoltando, ma anche Deputy Director for Education, quindi abbiamo la figura di ricercatore e formatore. E cominciamo, io direi che possiamo cominciare con il professor Tirelli da sentire dalla sua voce che cosa fa e che cosa significa dirigere un laboratorio nell'ambito di uno dei topic principali di IT. Buongiorno, allora in primis vi ringrazio per la possibilità di essere qua. Dunque dirigo un laboratorio che vuol dire che sono il manager di un piccolo gruppo di ricerca, siamo una decina di persone, e lavoriamo più o meno all'interfaccia tra discipline classiche come la chimica, l'ingegneria dei materiali e la farmacia, e ci occupiamo essenzialmente di disegnare nuove strutture chimiche, nuovi materiali che possono aiutare a ottenere dei comportamenti medici e farmaceutici migliori rispetto a quelli utilizzati al momento. Se vogliamo fare un esempio anche un po' controverso, se si vuole, i vaccini a RNA di Pfizer e Moderna sono prodotti non della mia ricerca direttamente, ma dello stesso ambito, della stessa area culturale in cui mi muovo io. Perché, per chi ci ascolta, anche portare degli esempi così avvicina un po', diciamo, la discussione e poterci seguire. E proviamo a entrare in uno degli aspetti che anche citava prima Marco Monga, e mi riferisco alla imprenditorialità, alla responsabilità di portare avanti la ricerca. Cosa significa dirigere e seguire ricerche di team spesso, come immaginiamo, multidisciplinari? E qui io utilizzerò una prospettiva ortogonale a quella di Marco, sì, nel senso che cercherò di dare una visione che è improntata ai rapporti che noi abbiamo con realtà esterne. Realtà esterne sono molteplici. Noi, per esempio, come scienziati, dobbiamo pubblicare. Pubblicare vuol dire che noi mandiamo degli articoli, questi vengono sottoposti a una review, a una rivista, dai nostri pari, e vengono continuamente accettati o rigettati a seconda dei criteri che le varie riviste possono avere. Contemporaneamente noi dobbiamo portare dei fondi per effettuare la ricerca, e quindi abbiamo un altro tipo di rapporto. Uno riguarda gli output, un altro riguarda le nostre prospettive. Un altro tipo di interazione che noi abbiamo con il mondo esterno riguarda il technology transfer. Noi siamo un istituto di tecnologia e, come peraltro quasi tutte le università, ma per noi una vocazione ancora più importante, dobbiamo trasferire la scienza in tecnologia e la tecnologia in tecnologie industrializzabili.
perché chiaramente una tecnologia può essere ottima ma non ancora industrializzabile. E certo. Quindi sono tutta una serie di passaggi che noi, attraverso un'evoluzione assistita dagli uffici opportuni, dobbiamo in qualche maniera materializzare. Ultima cosa, che però per me, con il cappello di Associate Director per la formazione, è molto importante, riguarda il fatto che noi non siamo solo scienziati, non siamo solo tecnologi, non siamo solo innovatori nella tecnologia, ma siamo anche formatori. Nel senso che c'è spesso una, e soprattutto in Italia peraltro, un problema di prospettive nella ricerca. L'IT, più che assicurare una, come dire, dei posti di ricercatore, la possibilità di fare ricerca, ha come obiettivo di produrre dei ricercatori, dei quadri, potenzialmente anche dei manager, che sono informati sulla ricerca attuale e mette le strutture in cui queste figure andranno a lavorare a livello della concorrenza internazionale. Sì. Cioè noi dobbiamo essere dei formatori e persone che poi successivamente applicano le loro conoscenze altrove rispetto ai team, magari in maniera coordinata con noi, non necessariamente, e magari dandoci lustro, sperabilmente, sì. Però soprattutto noi dobbiamo essere formatori attraverso, se si vuole, dei criteri che io tendo sempre sì. a enunciare come trasparenza, chiarezza e precisione. E attenzione, chiarezza e precisione sono due cose abbastanza diverse. La trasparenza deve essere chiaramente in primis una necessità di onestà intellettuale, ma in secundis deve essere anche la possibilità di non avere una clouded vision, cioè una visione annebbiata, perché altrimenti qualsiasi tipo di visione strategica non si può ottenere. E quindi una trasparenza nei metodi, nelle cose di tutti i giorni, crea anche la possibilità di avere delle visioni a lungo termine. La chiarezza è esattamente quello che il professor Tarafelli ha fatto utilizzando l'esempio dell'albero o come della semina, eccetera, eccetera. Che cos'era? Una metafora. Perché chiaramente non stava parlando del lavoro del contadino, stava parlando di un lavoro dello scienziato o di altre cose. Però era una metafora. Perché? Per essere più chiari. Allora, quindi, per essere molto chiari bisogna spesso utilizzare delle analogie che però, attenzione, possono portare a dei cambiamenti, portano sempre a dei cambiamenti di significato. Il problema è che possono portare a dei cambiamenti al di là delle intenzioni del emettitore del messaggio. E quindi per questo bisogna avere precisione, perché deve essere chiaro e deve essere anche il più possibile preciso, perché un messaggio chiaro può portare anche a un fallimento della tecnologia se non viene accompagnato da una precisione opportuna. Spero di aver risposto alla domanda. Certamente, anzi, mi fa piacere che ci stiamo anche amalgamando, che era l'obiettivo appunto di questa mattinata. E diciamo, la trasparenza, la chiarezza e la precisione, se vogliamo andare avanti e riprendere il nostro tema del path verso appunto la sostenibilità, questo mondo che noi vogliamo declinarlo rispetto a questo. Quanto impattano anche le attività di ricerca da un punto di vista microeconomico, ma anche macroeconomico rispetto alla declinazione dell'Agenda 2030, se vogliamo, quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile in toto, che poi è domani, il 2030 ormai. Il 2030 ormai è anche troppo vicino. Diciamo. Però ci sono molte cose importanti, utopiche, raggiungibili e a volte anche irraggiungibili. Però uno dei punti fondamentali che cerco di instillare soprattutto nei miei collaboratori, ma in generale nei circoli di cui faccio parte, è la definizione di limite. Sì. Perché infatti, all'interno della sostenibilità automaticamente abbiamo quasi insito, anche se in maniera implicita, la gestione di un sistema che è limitato. Per questo deve essere sostenibile, perché altrimenti un sistema limitato non sostenibile collassa. E automaticamente bisogna creare
in che cosa abbiamo dei limiti, quali sono i nostri margini e quali sono le cose che sono necessariamente più limitate, quali sono quelle su cui abbiamo, diciamo, la possibilità di giocare di più. E per questo, da un punto di vista economico, si entra tutto in una serie di argomenti che mettono a volte in contrapposizione, a volte in parallelo, la crescita e la produttività, perché crescita economica non vuole necessariamente certo. dire crescita e produttività. Crescita economica senza crescita e produttività può essere perniciosa. Sono i nuovi paradigmi che stiamo cercando di, di comprendere. Quindi queste sono sicuramente delle cose che noi dobbiamo avere molto, molto chiare. Da un punto di vista puramente IT, quello che posso dire è che stiamo cercando con una certa, non fatica, ma ponderatezza e lentezza dovuta alla ponderatezza, di introdurre dei sistemi formativi anche che hanno a che vedere proprio con i limiti delle tecnologie. Perché noi, anche secondo i piani strategici, non solo nostri, ma di qualsiasi struttura di rilevanza internazionale, facciamo ricerca, sviluppiamo tecnologie per affrontare delle sfide sociali, sì, certo. Societal challenges. Allora possiamo declinare in maniera diversa le sfide sociali, però il punto fondamentale è che non si possono sviluppare delle tecnologie che aiutano in queste sfide se non abbiamo chiari quali sono i nostri limiti, a volte puramente normativi. Se io certo. sviluppo un nuovo vaccino, io devo avere ben chiaro che cosa voglia dire l'adozione di una nuova tecnologia nel sistema sanitario nazionale, ovvero nei sistemi privatistici. Cose diverse, perché è diverso il tipo di rimborso, è diverso il certo. tipo di assicurazione qualità, eccetera, eccetera. Sono diverse le catene di distribuzione, sono diversi i tipi di training che bisogna dare alle persone che alla fine utilizzeranno queste tecnologie. Allora, queste sono cose che noi dobbiamo avere ben chiare quando sviluppiamo delle tecnologie. Non è la scienza fondamentale, è la declinazione della scienza fondamentale nella tecnologia che dipende da quello che viene dopo. Quindi il management che noi dobbiamo, con cui noi dobbiamo interfacciarci, certo. è il management delle strutture che possono usare queste tecnologie, perché questo determina i limiti entro i quali lo spazio limitato entro il quale noi possiamo muoverci. Certamente. E quindi io direi che adesso la chiusura del professor Tirelli prendiamo, andiamo con la dottoressa Brusoni, viene Emanuela, grazie professore, perché riprendiamo alcuni concetti. È acceso, vero? Così non... È acceso, è sempre verde. Faccio per... Sì. Sì, sì, è acceso, grazie. Sì. Riprendiamo questi concetti da un altro angolo. È presente innanzitutto la dottoressa appunto Emanuela Brusoni, presidente della commissione accreditamento di ASFOR, ma anche professore associato alla SDA Bocconi, direttore dell'ufficio Quality Accreditation and Benchmarking, componente del comitato scientifico dell'Impact Investing Lab di SDA Bocconi. Le cito perché direi che sono tutti pregnanti col tema di oggi e direi alquanto rilevanti, componente del presidio di qualità di Ateneo e quindi dal concetto di limite di cui abbiamo appena terminato questo interessante focus group, lo vogliamo chiamare così stamattina, questa iniziativa, a ciò di quello che ti occupi quotidianamente come business school e come ASFOR. Non so da dove andiamo cominciare. Avanti, esatto, non sai dove cominciare, ma facciamo un altro step, perché l'idea di oggi è tirare fuori anche questi elementi, no? Che poi verranno approfonditi e ripresi. Allora parto da limite, diciamo, e poi recupero un po' tutto un contesto, pizzicando qua e là alcuni sì, suggerimenti. Grazie. Allora, il limite, secondo la chiave di lettura di chi gestisce le organizzazioni, cioè ricerca manageriale, perché esiste anche una ricerca manageriale che viene definita scientifica, ma che in realtà ha la sua rilevanza nella misura in cui è practice oriented. Quindi come
i risultati di una ricerca si possono trasferire nella pratica e quindi tutta la filiera applicativa, in un certo senso condiziona anche a monte la qualità, la rilevanza di quello che si fa nelle organizzazioni come la nostra, l'università, che si occupa di social sciences e di economia e macroeconomia. Quindi diciamo, anche se non esplicito, anche quando tutti candidi per un ERC o per un Horizon, l'idea di fondo è che comunque tu abbia già in mente come poi trasferire i risultati di quello che fai, nel breve, nel medio e nel lungo, in far sì che le cose accadano concretamente nell'organizzazione, nei contesti sociali. Però, ecco, ritorno un attimo indietro, è uno degli elementi che da un po' non è così chiaro, non è così evidente, ma su cui diciamo si lavora nel trasferimento in pratica di queste ricerche, è quello di, paradossalmente, costruire dei limiti in modo tale, cioè prendere delle decisioni under constraints, che apparentemente sembra qualcosa di vincolante, di cogente, ma che molto spesso diventa una strada per prendere delle decisioni che siano applicabili in modo concreto nei contesti organizzativi, che tengano insieme la visione degli shareholder e la visione degli stakeholder. Quindi costruirsi dei limiti o verificare quali sono i limiti di applicabilità di alcuni risultati non è un andare a legarsi le mani, ma è, diciamo, trovare la strada per prendere delle decisioni che siano concretamente applicabili. Quindi questo tipo di considerazione, che è legato anche al momento in cui la educazione manageriale sta cercando di trovare delle strade di evoluzione, è proprio quello di capire quanto poi tutte queste riflessioni potranno approdare concretamente a dare risultati nel mondo, chiamiamolo il mondo produttivo in senso lato, che è il mondo in cui le persone operano, lavorano, diciamo, mettono in pratica le proprie competenze, le proprie attitudini. Allora, questo scenario è uno scenario che, diciamo, è un po' in ebollizione in questo periodo, in cui ci si sta interrogando a livello internazionale su quali, non quale, ma quali possibili strade prendere. È una cosa che stiamo facendo adesso, io, diciamo, come Sdabocconi, ma anche considerando che ASFOR è all'interno di questo network internazionale, è lavorare in un gruppo di lavoro sul cercare di capire come la formazione manageriale può avere un impatto sociale. E una cosa che sta emergendo è quella, alcune parole chiave normalmente emergono, non per essere, diciamo, totalmente esplicative, ma per dare alcuni flash anche di impatto emotivo rispetto a quello che si sta facendo. E una delle parole che sta emergendo adesso è quella della decolonizzazione, cioè la formazione manageriale dovrebbe muoversi in una strada di decolonizzazione, quindi di passaggio da... E quindi ci si sta molto interrogando su questo, come decolonizzare. Ci sono alcune scuole, alcune università che stanno lavorando fianco a fianco in Canada con la popolazione indigena per cercare di costruire una commistione tra la lettura di come gestire le organizzazioni, anche i sistemi sociali, le società, con chiavi di lettura che siano chiavi di lettura di collaborazione, di condivisione, di partecipazione, di apprendimento gli uni dagli altri, via dicendo. Dunque questo è un po' quello su cui si sta interrogando la Management Education. Un'altra cosa su cui si sta interrogando è quella di ricodificare le competenze in modo un po' diverso. Noi siamo abituati, e a me la cosa non piace moltissimo, lo sanno quelli con cui parlo, siamo abituati a parlare di hard skill e soft skill. In realtà questa è una divisione un pochino, diciamo, banalizzante, se vogliamo. Quello che sta emergendo adesso, sempre in ambito internazionale, è quello di interrogarsi su quali sono le competenze foundational,
cioè quelle su cui veramente devi costruire una tua prospettiva, una chiave di lettura, che normalmente non sono quantitativo-meccanicistiche, ma sono legate a come tu interpreti la realtà, più, diciamo, su un fronte filosofico, sì, se volete, sì. E sono quelle, diciamo, che richiedono tempo, che richiedono investimento, che richiedono riflessione, che richiedono anche uno sforzo personale e che consentono la maggior personalizzazione per essere costruite, sono quelle che nel tempo uno deve continuare a mantenere, rinfrescandole, aggiornandole, ma su cui poi costruisci cosa? Quelle che vengono definite le perishable skills, cioè quelle competenze, quelle conoscenze che devono essere con una certa continuità modificate, riarticolate, rinfrescate, riviste, buttate e ricostruite, che però se non hanno questa piattaforma di foundational probabilmente non riescono a, diciamo, contribuire a uno sviluppo personale, individuale di ciascuno, che è l'altro aspetto che questo già da un po' sta emergendo, cioè quello di consentire anche in percorsi ben organizzati, strutturati, definiti nella sequenza dei contenuti, delle applicazioni, delle, chiamiamole, esercitazioni, di consentire proprio delle traiettorie individuali e personalizzate e personalizzabili, quindi di lasciare un grande spazio alle singole persone di digerire nel modo e di, diciamo, metabolizzare nel modo più specifico possibile quello che viene dato come un percorso di riferimento, diciamo, comune, non voglio dire standardizzato. Aggiungo un'altra cosa a questo, è che quello che noi facciamo da anni come ASFOR, ma come sistema internazionale di accreditamento, è proprio quello di cercare di costruire una, diciamo, io lo vorrei definire più che insieme di standard, perché quando uno pensa alla parola standard pensa a qualcosa di rigido, di normativo, di predefinito, una sorta di albero decisionale, preferisco definirlo in questo modo, che ha delle ramificazioni con dei criteri che non sono delle, diciamo, dei vincoli applicativi, ma che sono dei criteri guida che ti spingono a argomentare, razionalizzare alcune scelte che devono essere fatte per costruire un percorso formativo. Quindi, non so, faccio un esempio, non è prefigurato quali sono le competenze in uscita da un percorso formativo, ma lo devi argomentare, definire tu, accanto alle contenuti che trasmetti, accanto alle modalità di gestione dei gruppi di lavoro delle persone e anche accanto al modo in cui le vai a verificare, perché non puoi dare per scontato che tutti apprendano allo stesso modo e non puoi neanche dare per scontato che, diciamo, l'esito di un apprendimento debba essere in qualche modo, diciamo, renchizzato. Non so, ci sono persone che in uscita hanno costruito una consapevolezza di vario tipo legata alla propria individualità e legato anche, a volte scopri che in uscita hai costruito, ma proprio perché le vai a monitorare, hai costruito delle competenze che in realtà magari non avevi neanche prefigurato all'inizio. Per cui, diciamo, c'è, lo dico molto velocemente, poi bisognerebbe entrare, ma cerco di fare una sintesi di quello che noi riteniamo essere un modo di fare assessment di un percorso formativo. Perché ci serve fare assessment del percorso formativo per migliorare le solite cose, quality improvement, tutto quello che volete, ma soprattutto per imparare come gestori della formazione che cosa questo percorso formativo sta realizzando e potrà ulteriormente realizzare, sì, e che cosa, quali sfide ci può consentire di affrontare. Chiudo sulla formazione manageriale come la leggiamo noi, come è un po' la cultura di tutto il mondo ASFOR, di tutta la comunità ASFOR, che tiene all'interno, non so se Mauro l'ha detto ma lo risottolineo, non solo chi si occupa di fare formazione manageriale, ma chi si occupa, chi la chiede anche, quindi tiene insieme domanda offerta con la possibilità di confrontarsi, sì, in modo, certo, abbastanza continuativo, direi. Quindi questo è il mondo in cui ci muoviamo noi, in cui c'è una ricerca che è una ricerca, diciamo, che ha già la visione di tutti gli scenari possibili.
C'è un terzo elemento adesso che si sta inserendo e che vedo sconcerta molti soggetti, cioè quello della sostenibilità. La sostenibilità sta entrando come, non so, direi un intervento cosmetico che si sta cercando di dare alle attività formative. Ecco, allora da un po' ci stiamo chiedendo, ma come? Non tanto andarla a misurare per dire bravo, sufficienza, insufficienza, ma come costruire dei criteri di assessment della sostenibilità che ci consentano di, diciamo, porre anche qua dei vincoli, dei limiti, anche non solo all'attività formativa o delle spinte, come va di moda a dire adesso, nudging, cioè le spinte gentili in cui io attraverso i sistemi di accreditamento ti mando in quella direzione e ti dico guarda che se non ci vai, ma scegli tu qual è la strada in cui deve andare, in cui incominciare ad introdurre anche questo come un elemento di crescita, ma come se volete un elemento di vincolo per costruire una formazione manageriale che abbia un impatto sociale. Ecco, in questo senso non abbiamo ancora nulla. Potrebbe essere molto interessante confrontarsi con chi si occupa di tecnologia applicata per capire come questo può essere trasformato in un albero decisionale, un insieme di vincoli e di limiti, che può essere anche, come dire, una sorta di guida alla incorporare criteri di sostenibilità che non sono tanto chiari a chi fa formazione manageriale, perché la sostenibilità può avere delle declinazioni diverse in funzione dei contesti produttivi in cui ci si muove. Allora noi abbiamo anche dei master che sono focalizzati su certi settori, ci stiamo anche muovendo nel mondo della verifica dei piani formativi, dei percorsi formativi in settori specifici di mercato. Allora, questo elemento non è più procrastinabile, però dobbiamo anche evitare che diventi il solito manifesto window dressing, perché questo è il rischio. Non dobbiamo pensare che la parola sostenibilità appiccicata qua e là possa trasformare quello che si fa in formazione veramente ad impatto sociale. Ecco, in questo gruppo di lavoro in cui ci troviamo, sì, mi trovo io, eccetera, si sta facendo un percorso di questo genere per arrivare ad approdare a qualcosa che, diciamo, includa la sostenibilità nei programmi formativi e su cui stiamo, diciamo, mandando in giro delle survey, dei questionari per includere anche tutto il mondo della ricerca, tutti i leader in questo tipo di approdo. Io non so dove arriviamo, non lo possiamo sapere adesso, però credo che in questo momento le sfide che ci sono e i quesiti che possiamo mettere sul tavolo, su cui ragionare insieme, possono anche, diciamo, arricchire l'ambito di ragionamento, ma poi portare ad approdare a dei percorsi relazionali che siano concentrabili, che siano coagulabili, diciamo così, in criteri di assessment complessivo dell'efficacia della formazione che noi facciamo. E questo, Manuela, mi porta anche a ricollegarmi all'intervento di apertura del direttore Monga sul passaggio dal management verso il leadership, rispetto quindi a come incrociare la leadership con le competenze e i nuovi valori, paradigmi che stanno, sì, che vorremmo, infatti, venissero la in parola avanti, che utilizziamo in non effetti, è più management ma è leadership, quindi, quando ragioniamo di queste tematiche. Stiamo un po' intrecciando i fili. Non so se tutta questa, diciamo, congerie di elementi disparati di che elementi ho buttato sul tavolo intanto può essere di qualche utilità, però in questo momento forse, diciamo, essere più articolati che più sintetici può essere questo può essere il momento giusto, esatto, per allargare il tiro, poi vedremo di consolidare. E siccome non ci accontentiamo, appunto allarghiamo il tiro ulteriormente, adesso ascoltiamo la testimonianza delle collega di IT, il dottor Giuliano Greco, attualmente responsabile dell'ufficio comunicazione e relazioni ECN, ma diciamo come nasce con una formazione scientifica, biologo, giusto Giuliano, scienze biologiche, giusto, e riprendiamo corretto i temi anche che diceva Michelangelo in apertura, quindi i linguaggi, la complessità e
Non so, può essere anche arduo adesso ripartire con una testimonianza diretta dopo questi interventi che hanno aperto vari elementi. Interventi molto alti e molto sulla formazione, anche ovviamente persone tutte con grande esperienza nel campo della gestione del capitale umano, ma anche della formazione, cosa che ovviamente non rientra nelle mie competenze. Io posso essere forse appunto una figura con competenze un po' trasversali, nel senso che, come dicevi, io nasco come ricercatore, come biologo, e poi mi converto, io dico spesso, al lato oscuro della scienza, la comunicazione, quindi poi diciamo comunque un percorso un po' particolare, più che altro che diciamo che la tendenza generale in Italia, anche per questioni legislative, è che gli enti di ricerca non abbiano figure con forti diciamo, specializzazioni scientifiche, anche perché per quanto riguarda gli enti pubblici, ad esempio, l'accesso a questo tipo di posizioni è esclusivo per giornalisti pubblicisti o giornalisti professionisti. Torniamo ai limiti. Esatto, quindi la tendenza è quella proprio di avere delle figure che abbiano, magari in alcuni casi, e questa è una cosa abbastanza nota, una laurea di tipo tecnico-scientifico, ma poi un percorso di tipo più umanistico, giornalistico e più... Nel mio caso sono arrivato invece da un'esperienza abbastanza lunga di ricerca, quindi ho vissuto per diversi anni... adesso circa un po' meno di metà della mia vita lavorativa l'ho vissuta nei banchi dei laboratori, insomma, con i colleghi ricercatori, vivendo diciamo tante delle cose che caratterizzano la vita di un ricercatore, quindi dalla ricerca di ovviamente nel proprio campo di interesse, ma anche dalla ricerca di fondi, ma anche dalla ricerca di avere, insomma, di nuove pubblicazioni, quindi di incrementare il proprio know-how per avere più fondi e quindi continuare, certo, a fare ricerca. Quindi ho vissuto, diciamo, a diversi livelli. E devo dire che questo per il mio lavoro, insomma, come sono cresciuto anche molto professionalmente, soprattutto in IT dal punto di vista della comunicazione, anche se prima di arrivare in IT ho avuto diverse esperienze, in qualcuna un po' più giornalistica, qualcuna un po' più di comunicazione in diversi ambiti, sempre, diciamo, con uno sguardo all'ambito scientifico. Da riviste che parlavano di natura a invece gestione di anche comunicazione digitale legata a temi di divulgazione scientifica a 360 gradi, quindi diciamo che è stato un percorso che poi è arrivato qua in IT, dove ho sicuramente consolidato molte delle mie competenze, e devo dire che in IT ho avuto un'evidenza piuttosto importante del fatto che il mio background scientifico creava una connessione completamente diversa con l'interno del diciamo il cuore dell'istituto, che poi sono appunto i ricercatori, i dottorandi, i postdoc, i PI, quindi tutta la filiera della ricerca. Era un mondo che io conoscevo molto bene, e interagire con loro sicuramente dal punto di vista del background culturale mi era più semplice per una questione di competenze anche tecnico-scientifiche, certo. E quindi riuscivo a capire meglio, riesco a capire meglio quello che cercano di spiegarmi. Competenze e linguaggio, probabilmente, sì. Esatto. e poi anche, uscendo dall'ambito specifico, dell'ambito scientifico, che comunque io, con il mio background da biologo, certamente non da fisico, da matematico, da ingegnere, quindi spesso mi sono trovato in contesti che non conoscevo dal punto di vista nozionistico, ma la vicinanza alla tipologia al mondo della ricerca e la conoscenza comunque abbastanza approfondita delle dinamiche
del mondo della ricerca, quello mi ha facilitato anche in campi lontani da quello che era il mio background di studi o di competenze. Sì. E questo secondo me è un aspetto importante da considerare, perché dà un accesso diverso a determinate informazioni e ti permette poi dall'altra parte di tradurle più efficacemente verso, diciamo, il pubblico di chiamiamoli non scienziati, che possono essere i più, insomma, i diversi stakeholder. Che poi un'organizzazione deve considerare nei processi di comunicazione. Certamente. Bene, io direi che stamattina abbiamo messo, diciamo, sul fuoco davvero diversi elementi. Non so se a questo punto il direttore generale di ASFOR, il dottor Mauro Vena, vuole tentare di... Grazie Giuliano, intanto. Vuole tentare di... non credo si possa parlare di sintesi, no. Però parliamo di, non so, wrap-up, di ricapitolare un po' quello che è emerso stamattina. Al limite, Mauro, se mi permetti, prima anche di avvicinarci alla conclusione, che così stiamo anche in tempi più consoni da webinar streaming, potrei leggere una domanda che ci è arrivata e eventualmente anche invitare alla risposta. Diciamo, l'abbiamo avuta sulla piattaforma poco dopo i primi interventi, quindi del professor Tafferri e del dottor Monga. Sposo in toto il ragionamento, ma dove investire per creare la corretta cultura manageriale, per progettare interventi misurabili, verificabili e integrati tra economia e non economia? E poi abbiamo invece un commento, diciamo così, positivo, che è bella la valorizzazione della parola nella sua significatività. Vogliamo, prima di chiudere, Michelangelo, vuoi rifare un passaggio anche? Il dottore darà la sua parte. La mia suggestione è quella che devi riprendere in mano i fili. Grazie. Che hanno costruito l'economia così non abbiamo noi, visto la domanda. Cioè l'economia, così che viene posta la domanda, non c'è in natura. E popoli diversi usano modalità economiche differenti. Però siccome siamo all'interno di un mondo che è il mondo occidentale, diciamo prendere l'africano o quant'altro, la cosa che partirei a dire è: che cosa conosciamo noi? Conosciamo sicuramente il mercato, giusto? La capacità produttiva e quant'altro. Prendiamo il mercato. Tutto passa attraverso il mercato, no? C'è anche il quasi mercato, quello che non passa attraverso il mercato, ma parzialmente rispetto al mercato. E poi c'è senza mercato, quello che non vuol dire soltanto gratuità, ma comunque sono elementi pratici che passano attraverso il dono e quant'altro. Allora, se devo dare una risposta è questi tre elementi più uno, in questo momento ho messo solo il dono, ma potremmo parlare anche di altre cose, facciamo finta che siano contestuali. Facciamo finta di prendere Genova. Abbiamo finito di prendere gli scambi a Genova e verifichiamo che cosa succede se questi quattro elementi cominciamo a guardarli, misurarli, non soltanto con la misura economica, ma anche con la misura antropologica, con il rapporto estetico e quant'altro. Ci accorgeremo immediatamente che le unità di misura che stiamo usando devono essere riformate, perché il modo col quale le motivazioni ci portano allo scambio risentono di cosa siamo come uomini, la collettività nella quale viviamo, le aspirazioni verso le quali andiamo, i media che subiamo, che devono essere comunque analizzati, capiti, e che invece subiamo. Allora, la domanda è una domanda molto pertinente, ma questo presuppone che noi dedichiamo tempo, ricerca, voglia a guardare questi elementi perché possiamo vedere altro da loro. Perché riusciamo a vedere in ogni scambio qualcosa di molto più complesso che può essere veramente utile per procrastinare la vita, diciamo, rispetto alla sostenibilità. Se non facciamo questo sforzo, basta un imprinting, cioè mercato, mercato, punto, volontariato, volontariato. Se è una cosa non è l'altra. Ma questo è il vecchio Aristotele. Abbiamo capito nell'ultimo periodo che ciò che è una cosa è anche le altre cose. E che dobbiamo guardarle insieme e dare il limite, come diceva giustamente prima. Devi dare il limite che non è il confine, è il limite che ti consente, un po' come il bagnasciuga, di entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire. Questo è uno sforzo formativo di una società intera, di una cultura intera.
Credo che noi italiani siamo ben posizionati da questo punto di vista, storicamente e come background. Abbiamo perso qualche passaggio, forse vale la pena di riprenderlo. Grazie Michelangelo. Prego, Marco. Ma molto brevemente, io credo che... Mi vedono? No. Molto brevemente, io credo che se dobbiamo scegliere qualcosa su cui investire, e lo dico in casa, in questo senso non vado in trasferta, è il metodo scientifico, nel senso che io credo che da un punto di vista metodologico dobbiamo, a livello proprio di infanzia, insegnare a tutti a ragionare e a elaborare pensiero nuovo o elaborativo, diciamo così, con metodo. Il metodo scientifico è quello che poi è l'antidoto all'alfabetismo funzionale, che è uno dei gravi guasti che, come dire, danneggia l'Italia in senso lato. E non è detto che l'analfabetismo funzionale sia, come dire, ci siano delle categorie immuni, nel senso che ci sono analfabeti funzionali, cioè che confondono fatti e opinioni in base alla tematica, anche magari col dottorato in tasca piuttosto che con la terza media. È indifferente rispetto al percorso, come dire, accademico, ma è molto legato proprio all'approccio con cui noi ci abituiamo fin da piccoli a ragionare sulle cose che ci accadono intorno. Ecco, io credo che questo sia uno degli elementi chiave in termini formativi su cui dovremmo investire, ripeto, proprio a partire dalle scuole inferiori. Molto bello, grazie. Bene, allora, Mauro. Parto anch'io nel cercare di dare una riflessione, uno spunto rispetto a questa domanda che è molto pertinente e la ritengo molto collegata a questo sforzo di ricerca che stiamo facendo insieme a ASFOR e Istituto Italiano di Tecnologia. Perché quando ci si chiede dove dobbiamo investire, dovremmo farci un'altra domanda: perché dobbiamo investire? E su che cosa dobbiamo investire? Allora, nella ricerca scientifica, nella ricerca manageriale, negli ambiti di ricerca, sì. Però il perché. Il perché deve essere una costruzione di senso. In questo momento quello che manca probabilmente non sono le tecnologie, non sono le conoscenze, non sono i linguaggi, non sono neanche le persone. Nelle diverse organizzazioni ci sono persone eccellenti, i sistemi dialogano più del passato, forse anche quello che abbiamo subito come imprevedibile, il Covid, ci ha cambiato. E quindi dobbiamo essere, io lo dico molto in modo diretto, costruttori di senso. Allora, ASFOR, Istituto Italiano di Tecnologia, possono essere costruttori di una parte di senso da mettere nella collettività, a disposizione della collettività. E quindi l'attenzione che noi dobbiamo porre è dire cosa possiamo fare insieme verso qualcosa che deve avere un obiettivo molto, molto anche sfidante, ecco, perché ognuno di noi, di studi di tecnologia, la lavora, fa ricerca internazionale e quant'altro, noi siamo un'associazione consolidata, i nostri soci sono leader sicuramente in Italia di tutto quello che è la cultura manageriale, cultura e formazione manageriale, i centri di ricerca che noi abbiamo all'interno delle corporate academy portano avanti dei percorsi interessanti di sviluppo del loro capitale umano. Però c'è sempre un però, manca quella spinta un po' di innovazione, che non vuol dire un'innovazione legata alle tecnologie, deve essere un'innovazione legata a un cambio di cultura, no? Perché troppo spesso, no, per ricollegarmi con chi mi ha preceduto, cioè, c'è anche un'altra confusione, no? In questo momento molte persone confondono i mezzi dai fini, no? E quindi noi dobbiamo riportare al centro il fine, il perché, no? E quindi è il ruolo che dobbiamo in qualche modo cercare di portare avanti insieme, no? In questo percorso oggi per noi è come se si aprisse un cantiere, no? Come
Io non sono ovviamente un ricercatore, vengo da una laurea in giurisprudenza, nella vita mi sono occupato di politiche attive, mercato del lavoro, riorganizzazioni aziendali anche pesanti, adesso faccio questa attività di formatore manageriale, sono segretario di ASFOR, seguo attività di ricerca accademica nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Però quello che ho sempre visto assente, no, è questa spinta legata a che senso vogliamo dare alle nostre sfide, no? Allora, in questo momento vorremmo cercare di dare un contributo alto, e quindi quando noi parliamo di sostenibilità, ragione Manuela, cioè dobbiamo andare nella profondità. Troppo spesso viene utilizzata questa termine sostenibilità per coprire tanti buchi o tanti non detti, no? Noi invece siamo proprio per questa cultura di ricerca che noi vorremmo assorbire attraverso i colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nella necessità a questo punto anche di quello che sarà lo sviluppo della nostra società nel andare a fondo rispetto a questi temi. Allora dovremo anche essere in grado di affrontare quello che viene chiamato l'imprevisto, no? Un imprevedibile. Qualcuno aveva scritto un bellissimo libro che li aveva definiti i cigni neri, no? Qui noi ne stiamo vedendo, oramai è un cigno nero quotidiano. Però il valore aggiunto che possiamo dare qual è? È portare dentro a questa nostra esperienza di oggi tutto quello che è il passato, però in una chiave di visione prospettica. E quindi la sfida è un po' portare la ricerca nel management e il management nella ricerca attraverso uno scambio tra pari che insieme possono trovare un punto d'incontro. Ecco, a me piace molto questa idea di trovare dei punti d'incontro, delle arene all'interno delle quali le diverse comunità possono portare il meglio del loro pensiero, il meglio del loro fare, per generare qualcosa. Io dico sempre, che non sono ovviamente un matematico, sono laureato in giurisprudenza, che quando c'è valore aggiunto 2 più 2 non fa 4, ma fa 5, fa 6, rischia alcune volte di fare 3, se non c'è questa contaminazione e questo approccio veramente di scambio. Ecco, probabilmente nel passato eravamo abituati ad avere anche delle leadership che ci coprivano ad ombrello, no? C'era il leader, il salvatore della patria, c'era il manager che nella vita le aveva azzeccate tutte, che aveva fatto cose egregie e quant'altro. Poi improvvisamente scopriamo che questo approccio di leadership molto legata alla persona non serve più, non basta più, perché abbiamo necessità di avere un leader o più leader, perché anche qui siamo in una fase di condivisione, quindi la leadership deve essere diffusa, come l'imprenditorialità, come diceva Monca, deve essere distribuita, diffusa. Cioè non si parla più di imprenditorialità, ma si dovrebbe parlare di entrepreneurship, che è una spinta diversa all'interno dell'organizzazione che ognuno di noi deve dare. In questo momento noi ci troviamo veramente in una sorta di terra di mezzo, no? Dove vediamo quelle che potrebbero essere le possibili soluzioni, ma in alcuni casi non abbiamo ancora il coraggio di uscire da quello che è il nostro vissuto quotidiano che ci garantisce. Perciò le business school sono sempre state bravissime nel realizzare gli MBA, i master, eccetera, eccetera. Però questo non basta più, perché nel rapporto col mondo dell'impresa e nel rapporto col mondo della ricerca servono determinate caratteristiche, c'è un'attenzione diversa. Probabilmente il mondo della ricerca, come dicevano benissimo i colleghi dell'Istituto di Tecnologia, in questo caso la ricerca tecnologica deve portare quella che è la ricerca scientifica verso un mondo che è la vita quotidiana. Ecco, la sfida che vorremmo fare insieme, il percorso che vorremmo fare insieme, è provare a dare un senso a questo nostro stare insieme. Ecco, da oggi noi partiamo con questo ambito di confronto schietto tra due realtà che apparentemente sembrano distanti, ma sono vicine, perché entrambi hanno un obiettivo fondamentale, quello di lavorare sul capitale umano e
e dare valore aggiunto alla società di appartenenza. E quindi, se non riusciamo a dare valore aggiunto al nostro sistema, creiamo anche le condizioni perché si parli di una sostenibilità vera e che si esca dalle stereotipazioni che vengono utilizzate per quando si parla di sostenibilità. E quando si diceva che il 2030 è dietro l'angolo, è qui, siamo già nel 2030, e quindi noi dovremmo cercare di rincorrere il futuro che è già qui, perché poi i nostri figli, chi verrà dopo di noi, ci chiederà conto rispetto a questo. E quindi, se vogliamo dare un senso al nostro essere, dobbiamo essere anche protagonisti di questo cambiamento. Grazie. Grazie a te. Direi che io penso, mi facevano notare giustamente che c'è una domanda, ma probabilmente a questa domanda abbiamo in parte anche forse risposto con quanto Mauro ci ha appena così coinvolto. E direi che invece su questa domanda io avrei detto: seguiteci, state con noi, stay in touch con questo laboratorio permanente, che quindi oggi tentiamo o lanciamo l'idea di avviare, e confidiamo di arrivare a quella risposta. Grazie a tutti, a chi ci ha seguito in streaming e a chi è qua presente questa mattina. Grazie a tutti, a presto. Da Genova, saluti dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie a Chiara che ci hai condotto con grande capacità. Grazie a tutti. Grazie Fabio. Parte di embrione, no? È permanente un problema, eh. Venite tutti, eh. Mettetevi là.